Oggi si parla di welfare, una parola che soprattutto a causa della crisi viene spesso sacrificata per quello che riguarda i diritti anche basilari dei cittadini. Ecco, a Salerno com'è la situazione? Beh, abbiamo come dire, ambiti di disagio delle famiglie, soprattutto delle famiglie che al loro interno hanno figure che non sono occupate, insomma inoccupati, e questo disagio si moltiplica in tutte le vicende appunto dell'economia familiare. Poi le politiche del welfare hanno subito in questi anni contrazioni sul piano dei finanziamenti, non sempre l'azione dei piani sociali di zona, che sono questi consorzi di comuni che si occupano prevalentemente di politiche sociali, di tutela alle persone che vivono il disagio, sono efficaci e assicurano questa forma di tutela. Noi oggi facciamo uno sforzo in più. Tutta l'attività che le organizzazioni sindacali, che la CISL già comunemente, quotidianamente svolge, la vogliamo mettere a sistema, mettendo insieme tutti i soggetti, l'assistenza fiscale, il patronato, il lavoro delle categorie, i nostri sportelli, dei consumatori, per fare un'azione comune e condivisa, sapendo chi fa che cosa, tentando in questo, nelle nostre 13 sedi distribuite in tutta la provincia, di avere questi presidi a tutela delle persone che vivono forme di disagio, cercando di dare loro, veicolare possibili risposte. Non necessariamente saremo in grado noi di dare risposte, però faccio un esempio: la famiglia che vive una forma di sovraindebitamento, tenteremo di offrire loro delle strade per poter superare nel rapporto con le finanziarie, con gli istituti di credito, offrendo loro questa tutela legale, ma non solo legale, diceva una sua collega prima, anche sotto il profilo psicologico, perché le famiglie su cui si abbatte il sovraindebitamento subisce dinamiche anche di natura relazionale nei rapporti interni alle famiglie, e assicurare anche questo profilo ci pare utile e necessario. Per fare un'azione comune e condivisa, sapendo chi fa che cosa, tentando in questo, nelle nostre 13 sedi distribuite in tutta la provincia, di avere questi presidi a tutela delle persone che vivono forme di disagio, cercando di dare loro, veicolare possibili risposte. Non necessariamente saremo in grado noi di dare risposte, però faccio un esempio: la famiglia che vive una forma di sovraindebitamento, tenteremo di offrire loro delle strade per poter superare nel rapporto con le finanziarie, con gli istituti di credito, offrendo loro questa tutela legale, ma non solo legale, diceva una sua collega prima, anche sotto il profilo psicologico, perché le famiglie su cui si abbatte il sovraindebitamento subisce dinamiche anche di natura relazionale nei rapporti interni alle famiglie, e assicurare anche questo profilo ci pare utile e necessario. Oggi la CISL firma un protocollo importante per le famiglie, non solo salernitane, ma di tutto il territorio regionale. Ecco, perché nasce questo protocollo? Questo è un protocollo che è stato siglato prima dalla USR CISL della Campania, quindi dall'Unione Sindacale Regionale, e viene declinato poi appunto su tutti i territori, oggi a Salerno. È un protocollo che nasce da un attento monitoraggio che ormai la CISL da anni ha avviato sulle politiche sociali, sul welfare, dove c'è l'emergere di nuovi bisogni che non trovano risposte nell'attuale sistema del welfare, che è sempre più in affanno per risorse sempre più ridimensionate. Addirittura si minaccia un taglio di meno 212 milioni sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e meno 50 milioni sul Fondo Non Autosufficienza. Un sistema anche di governance delle politiche sociali non ancora certo, non ancora stabile. Quindi la CISL ha deciso di siglare un protocollo interno, una procedura interna alla CISL, dove costruiamo una rete con tutte le nostre categorie, con tutti i nostri servizi, al servizio del
della persona, al servizio del cittadino nella sua territorialità. Vogliamo diventare sentinelle del bisogno. E che cosa consiste esattamente? A parte quello di essere presenti in tutti gli ambiti territoriali della Campania, quindi dettagliatamente laddove si programma le politiche sociali, laddove si intercettano risorse, e soprattutto fare in modo che quelle poche risorse che ci sono non vengano disperse, non vengano inappropriatamente utilizzate. Quindi dare risposte certe e precise, e poi stiamo creando degli sportelli, sono delle porte di accesso al cittadino, quindi un modo di stare vicino alle persone. Sportelli per il disagio lavorativo, sportelli infermieristici, sportelli medici, sportelli di orientamento alle aziende, quindi un modo di stare vicino alle persone nel loro territorio. E in più abbiamo aperto un sito internet, un sito web proprio dedicato al welfare, dove il cittadino può trovare tutte le informazioni di primo livello, quelle che solitamente purtroppo il territorio non sempre offre. Ecco, segretario, lei prima parlava dei bisogni del cittadino, ci può fare degli esempi? Ci saranno state delle richieste da parte dei cittadini? Assolutamente sì, parliamo di bisogni soprattutto relativi alla non autosufficienza, alle persone con disabilità, i fondi vengono tagliati, c'è un problema di inserimento scolastico degli alunni con disabilità, del trasporto scolastico, gli anziani non autosufficienti, delle lunghe liste di attesa, delle prese in carico che non vengono effettuate nei tempi giusti, la gente è in affanno, non ce la fa più, i familiari, molti devono rinunciare a lavorare per stare vicino alle persone, quindi il welfare in realtà non è soltanto l'assistenza o, come si suol dire, il momento di quella persona, coinvolge l'intero nucleo della famiglia. E poi non dimentichiamoci che purtroppo la Campania è tra le regioni con maggiore livello di povertà assoluta, la Campania ha 46,6,5 di percentuale di povertà assoluta, quindi incide fortemente. Stanno arrivando delle risorse a livello nazionale importanti, quelle del SIA, il sistema di inclusione attiva, adesso passeremo al REI, al reddito di inclusione, e lì dobbiamo essere determinanti per fare in modo che quelle risorse vengano intercettate dai nostri ambiti territoriali e che gli ambiti territoriali siano organismi intermediari in grado di intercettare e spendere bene quelle risorse, di prendere in carico le persone e il nucleo della famiglia.